Perfetto, grazie alle persone che sono già collegate. Inizierei con il webinar. Questa è l'agenda per il webinar di oggi. Quindi avremo con noi Caviro Extra e Pigmento e Toma Paint. Quindi ci sarà una brevissima introduzione mia da parte di Tondo, seguirà un po' Annalisa che spiegherà un po' il concetto, alcuni dei concetti di cui parleremo durante questa giornata. E poi ci sarà Silvia Buzzi di Caviro Extra e poi ci sarà Miriam di Pigmento e Tommaso di Toma Paint. Giusto una brevissima introduzione di Tondo, molti di voi già ci conoscono. Comunque Tondo si occupa fondamentalmente di tre ambiti, quindi conoscenza, ecosistema e progetti. Questa parte di webinar entra in tutto il mondo che noi chiamiamo conoscenza e quindi noi di fatto facciamo webinar, podcast, facciamo anche studi, ricerche e tante altre attività che per noi ricadono all'interno della conoscenza, come ad esempio anche il blog. C'è tutto il tema invece anche dell'ecosistema. Sull'ecosistema noi quindi operiamo principalmente tramite Rethink, che è il nostro forum internazionale, stiamo ora organizzando la terza edizione. In aggiunta lanceremo prossima settimana il nostro primo hackathon, sviluppato in collaborazione con il Circular Economy Lab di Intesa San Paolo, Innovation Center e Cariplo Factory, quindi un'iniziativa super interessante che verrà appunto annunciata da lunedì, qui c'è un po' una preview. L'hackathon sarà il focus, sarà Hacking the City e quindi ci saranno 8 macro aree che saranno il focus di questo hackathon. E poi c'è il terzo mondo, che infine che è il terzo ambito su cui operiamo, che è tutto l'ambito dei progetti, in cui c'è una tematica, un ambito che al momento stiamo, su cui stiamo cercando di costruire un pilota, è l'ambito del recupero dei fondi del caffè. In realtà, da un punto di vista di ecosistema, noi operiamo anche proprio perché Tondo è un non profit che è aperta un po' a tutte le persone, quindi chiunque può aderire a Tondo come associato e come volontario. Noi, oltre ad avere il lato non profit di cui ho parlato finora, che è un focus fondamentalmente sulle persone, sui risarcisti, tutte le public institution, abbiamo anche tutto il mondo di Rethink, a cui ho precedentemente accennato, che è tutto il nostro mondo per fare showcase di soluzioni. E poi da poco abbiamo aggiunto anche Tondo Lab, che fondamentalmente è più una società benefit to be e che ha un focus fondamentalmente lato corporate, che cerchiamo di accompagnarla nel viaggio verso l'economia circolare partendo dalla misurazione di circolarità, offrendo workshop ed education, progettando soluzioni circolari, ma anche facendo tutta una tematica di matching con startup. Naturalmente, oltre a ciò, facciamo tutta una tematica di comunicazione dell'approccio circolare di questa determinata azienda. Io ho finito la mia parte di presentazione di Tondo, quindi darei la parola a Annalisa a questo punto. Grazie Francesco, mi sentite? Sì? Sì. Perfetto. Allora, beh, innanzitutto grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e insomma ai nostri ospiti in particolare. Vediamo se adesso dovreste vedere il mio schermo. Lo vedete? Sì. Ok, perfetto. Allora, come Francesco ha un po' anticipato, oggi noi parleremo di circular economy, quindi economia circolare. In particolare ci focalizzeremo sulla bioeconomia e sulla valorizzazione degli scarti delle filiere agroindustriali. Solo per dare un quadro generale a chi magari non è pratico del tema, diciamo che una volta che le filiere agroindustriali utilizzano tutti insomma, i loro input per creare dei prodotti, alla fine hanno appunto, una volta che hanno realizzato i loro prodotti in un sistema economico lineare, ottengono degli scarti che fino adesso vengono definiti rifiuti speciali e che vengono in qualche modo smaltiti con ovviamente insomma, un conseguente inquinamento e soprattutto veramente uno spreco di risorse che invece possono essere valorizzate. Al contrario, invece, in quello che appunto viene definito un sistema circolare, tutti questi residui vengono considerati di estremo valore residuale e vengono definiti sottoprodotti. In Italia, appunto, il sottoprodotto ricade nel decreto legislativo 152 del 2006 e qui vedete una parte, insomma. Non vado nel dettaglio, però questo appunto non esiste un elenco chiaro degli scarti che possono essere definiti sottoprodotto, ma questo decreto rimanda solo ad alcuni criteri che possono essere soddisfatti.
Però ciò che è importante sottolineare, soprattutto perché abbiamo questi ospiti oggi, è il fatto che i sottoprodotti hanno davvero un enorme valore aggiunto e possono essere utilizzati per creare prodotti o materiali. E in questo caso abbiamo appunto tre esempi, dal grande a più piccolo. Abbiamo Caviro Extra che si occupa di tutta la filiera vitivinicola, fino ad arrivare ai pomodori con Toma Paint e a pigmento con appunto gli scarti della filiera dell'olio, piuttosto che della cipolla di Tropea, insomma, poi vi racconteranno loro. Ciò che ci tengo a dire è che appunto questi esempi che abbiamo oggi invitato fanno parte della bioeconomia e l'Italia è veramente leader in questo settore, sia per la bioeconomia e tutto ciò che riguarda appunto l'utilizzo delle risorse biologiche, quindi che possono creare anche energia rinnovabile e comunque sono fonti rinnovabili. Mira la bioeconomia in particolare alla conservazione del capitale naturale e ovviamente dà sostegno alla circolarità di sistemi. In Italia vale 312 miliardi di euro e ha tantissimi addetti, come vedete quasi 2 milioni, e quindi insomma siamo davvero un frontrunner in questo settore. Ciò che ci tengo insomma, a sottolineare oggi è anche un po' la mission di Tondo, come ha accennato anche Francesco, è l'idea di ecosistema e la bioeconomia sicuramente può essere prodotta e valorizzata solo attraverso una sinergia tra attori, e qua ne vediamo alcuni, e attraverso anche quella che poi viene definita simbiosi industriale. E secondo me davvero bisogna riportare al centro del nostro discorso l'idea di ecosistema, e qui vedete la definizione, e ho in particolare sottolineato due parole che sono insieme e scambio. Quindi da una parte bisogna lavorare insieme e oggi questo è un esempio, in sinergia, in stretta collaborazione con gli uni e gli altri, in qualche modo per raggiungere una visione collettiva che è basata proprio sullo scambio, su scambi che devono basarsi su reciprocità tra noi e tra gli ecosistemi di cui facciamo o non facciamo parte. E questo restando veramente sempre aperti a altri settori, attori, spazi, conoscenze, perché insomma, in natura non esistono ecosistemi chiusi e per questo, insomma, siamo tutti interdipendenti e lo siamo a maggior ragione noi. Quindi è partendo, diciamo, da questa visione ecosistemica che direi di dare la parola al nostro primo ospite, l'ingegner Silvia Guzzi, appunto di Caviro Extra, che sicuramente vi saprà indicare meglio di me quali sono poi gli aspetti della bioeconomia e della loro innovazione. Perfetto, io lancio quindi a questo punto il loro video.
Bene, allora prendo la parola io a questo punto. Si è chiuso il circolo della nostra economia circolare nel video e vado adesso, insomma, a proporvi qualche diapositiva, una presentazione per farvi vedere cosa facciamo in Caviro. Faccio lo share dello screen, spero di essere brava. Lo vedete? Sta partendo, sì, Sì, perfetto. sì. Perfetto, ok. Allora, speriamo che vada avanti. Porca miseria. Ok. Ok. Allora, chi è Caviro? Allora, Caviro è una società cooperativa di secondo grado, tutta italiana, con base nella ridente Romagna, quindi siamo nel nord Italia, quindi una cooperativa di secondo grado che racchiude in sé 12.400 soci viticoltori sparsi in 7 regioni d'Italia. Noi rappresentiamo il 10% dell'uva prodotta italiana e il 5% della superficie vitata in Italia. Il fatturato 2020 è stato un fatturato fortunatamente in crescita nonostante la pandemia e abbiamo raggiunto i 362 milioni di euro. Abbiamo 6 stabilimenti e contiamo circa oltre 560 dipendenti. L'età media dei nostri dipendenti è 45 anni, quindi relativamente giovani. Caviro è la formazione, ha in sé diverse società, controlla il 50% di Bolè, che è un progetto romantico per valorizzare le uve del territorio romagnolo, in particolare le uve di Trebbiano, e in cui Caviro si associa a un'altra cooperativa storicamente antagonista, che è Cevico, e si mettono insieme per far simbiosi, per valorizzare un territorio e per creare un vino che possa competere con il prosecco. Nasce così una sorta di champagne romagnola. E controlliamo al 100% Adriatica Pro Wine, due cantine che sono Leonardo da Vinci in Toscana e Cesari in Veneto. Poi la casa madre Caviro SCA controlla il 100% Caviro Extra. Caviro Extra che, appunto, di cui appunto parleremo oggi perché è la società del gruppo Caviro che si occupa principalmente di trasformare il paradigma dell'economia circolare in realtà. Poi a sua volta Caviro Extra ha una joint venture con la Multi Utility Erambiente nella società Enomondo. Come vi dicevo prima, nasciamo nel 1966, siamo l'unione di 27 cantine socie e raggruppiamo 12.400 soci viticoltori in 7 regioni d'Italia. Questi sono un po' dei nostri marchi, li conoscete, Tavernello, Castellino, Vigneti Romeo, B. Lash, Leonardo da Vinci, Cesari, Brumale, insomma, se andate a Scaffale o nel canale Horeca, sicuramente avrete la possibilità di trovare i nostri marchi. Ma l'argomento oggi è l'ecosistema, insieme e scambio. Ecco, io penso che il gruppo Caviro, in particolare Extra, sia proprio un'ottima traduzione, di una bella fusione di queste due parole. Caviro Extra è guidare l'innovazione nella ricerca e lo sviluppo di ingredienti di qualità e di prodotti ad alto valore aggiunto, che derivano dalla valorizzazione delle filiere, sia vitivinicole che agroalimentari in genere. Fisiologicamente ad un'azienda che lavora nel mondo vitivinicolo e nell'agroalimentare viene bene fare economia circolare, viene molto bene. Quello che bisogna fare è fare le cose vecchie, ma in modo nuovo, investire in tecnologie know-how
per riuscire a, a fare quello che facevano anche i nostri nonni nel mondo contadino, nell'agricoltura, ma farlo con concezioni 4.0. Cabiro Extra ed Enomondo valorizzano nell'arco di un anno circa oltre 550.000 tonnellate di scarti in entrata, scarti della filiera vitivinicola, quindi vinacce, fece e in generale scarti da filiere agroalimentari, e anche facciamo un servizio di pubblica utilità lavorando gli sfalci e le potature del verde pubblico privato. Lavorare queste 555.000 tonnellate lo si fa con consapevolezza, competenze e know-how e con impianti che si estendono, nel nostro caso, per oltre 35 ettari. E avete visto degli skyline nel video che è andato e vi assicuro che è una sfida quotidiana lavorare con impianti di tale portata. Usciamo con 196.000 tonnellate di prodotto trasformato in prodotti nobili, in fertilizzanti naturali e in inerti per l'industria. Graficamente, se immaginiamo che di avere una montagna di 555.000 tonnellate, solo lo 0,7% va a smaltimento finale. Tutto il resto viene recuperato, tutto il resto genera nuovo valore aggiunto. Tutto il resto ha una nuova vita, si allunga dunque il ciclo di vita dei prodotti, si compie la circolarità. In questo orologio che scorreremo insieme vediamo come il modello di economia circolare che ha costruito Cabiro si traduce appunto in questo orologio e in una perfetta chiusura del cerchio. Allora, tutto inizia dalla vigna, dove nei nostri 36.000 ettari coltiviamo le uve. La uva viene curata meticolosamente dai nostri viticoltori e appunto viene dalla uva si genera sia il vino che viene conferito nei nostri stabilimenti affinché venga blendizzato, lavorato e confezionato sotto strette procedure di controllo qualità. Ma il vino non è l'unico prodotto della filiera vitivinicola, ci sono tutti i derivati come feccia, che sono i residuati della vinificazione, le vinacce, che sono pronte ad essere rilavorate per generare prodotti ad alto valore aggiunto. Dalla feccia si ricava acido tartarico, dalla vinaccia si ricava ed etanolo, dalla vinaccia si ricava etanolo e vinaccioli per la produzione di polifenoli utilizzati in nutraceutica e cosmetica, e ulteriormente ricaviamo da un altro, dai mosti, i mosti concentrati, rettificati e tradizionali per l'industria alimentare, in particolare degli acetifici, e utilizzati anche come zuccheri naturali. Quindi da fece e vinaccio otteniamo l'etanolo, che è stato tanto utile nel periodo di pandemia perché è stato riscoperto come l'alcol, è stato riscoperto come igienizzante importantissimo per questo momento storico, e ma l'etanolo viene anche utilizzato nell'industria chimica, nell'alimentare e anche per la biocarburazione. Dagli scarti vegetali di cui vi parlavo prima, che ci vengono conferiti dalla raccolta del verde pubblico e privato, vengono generati delle biomasse combustibili che vanno a fare energia, e dalla frazione fine gli ammendanti compostati verdi. Questa energia che noi produciamo attraverso questi scarti vegetali, ma anche dalla vinaccia esausta quando gli abbiamo tolto l'etanolo,
ci rende autonomi da un punto di vista energetico, sia termico che elettrico. Produciamo, oltre a energia termica ed elettrica, anche bioetanolo e biometano per la carburazione avanzata. Sia il bioetanolo che il biometano, come dice il suffisso, hanno genesi biobased e quindi sono carbon neutral. Infine, da tutti gli scarti che recuperiamo, abbiamo anche la possibilità di compostarli per produrre gli ammendanti che sono ricchi di sostanza organica e di sostanze azotate a lento rilascio. Quindi idealmente il nostro ciclo è cominciato nella vigna e con la produzione di fertilizzanti naturali torna nella vigna, cioè noi restituiamo al terreno quello che il terreno ci ha regalato donandoci uva. La nostra sostenibilità è così sotto gli occhi di tutti e facilmente comprensibile. Una sostenibilità che passa attraverso l'autosufficienza energetica, la nostra energia che immettiamo in rete, che ammonta a circa 70.000, quella che immettiamo in rete, 70-80.000 megawatt all'anno, è certificata 100% verde per una quota importante, e questa quota ci consente di alimentare tutti i nostri 6 stabilimenti con energia autoprodotta e verde attraverso il meccanismo delle garanzie di origine. Produciamo, come vi ho detto, come ho ricordato prima, anche biocarburanti avanzati, e cioè bioetanolo, biometano, e questi, sia il bioetanolo che il biometano, sono certificati da parte degli organismi di controllo e nel rispetto di un elevato GHG saving, greenhouse gas saving, e ulteriormente l'energia elettrica non solo alimenta i nostri stabilimenti, ma abbiamo installato delle colonnine di ricarica della flotta sia aziendale che degli ospiti di Caviro e delle nostre caviroteche, che possono rifornirsi gratuitamente di energia verde nei nostri rifornitori, nelle nostre colonnine elettriche. Tutta questa nostro impegno verso l'utilizzo di fonti rinnovabili e verso l'impegno a generare energia rinnovabile, sia essa destinata alla carburazione che all'utilizzo di energia elettrica o termica, ci consente di evitare l'emissione in atmosfera di 82.000 tonnellate all'anno di anidride carbonica. Questo, se lo vogliamo tradurre in una visione grafica che può aiutare tutti, si traduce in circa 19.000 ettari di foresta. Quindi è come se noi tutti gli anni piantassimo 19.000 ettari di foresta con questo nostro risparmio in termini di greenhouse gas. Tutto questo l'abbiamo voluto raccontare già l'anno scorso nella nostra prima edizione del bilancio di sostenibilità, che potete trovare nel nostro sito e che ci ha impegnato in modo molto intenso. Sono anch'io coredattrice di questo bilancio, ne siamo orgogliosissimi e a brevissimo uscirà la seconda edizione. Inoltre è una bellissima occasione questa per noi per comunicarvi che proprio venerdì scorso siamo stati insigniti del primo premio, abbiamo vinto il premio Impresa Ambiente con il progetto Dalla Vita alla Biocarburazione Avanzata con Caviro Possibile. Quindi abbiamo vinto questo premio come grande impresa, quindi ci hanno riconosciuto di essere per il 2000, per questa edizione del premio, l'azienda più sostenibile in Italia. Allora è proprio vero che nulla si distrugge e tutto si trasforma. Grazie mille, ingegner Buzzi, perché è stato molto interessante, e complimenti poi tra l'altro per il premio, avevo avuto modo di vedere. E insomma, è proprio vero che avete fatto proprio tutto a cascata e
davvero avete rigenerato in tanti modi gli scarti della filiera vitivinicola. Direi che a questo punto dal vino passiamo a un altro un po' prodotto made in Italy di rilevanza, che è il pomodoro. Quindi darei la parola a Tommaso invece, che ci racconta un po' cosa fa lui e Toma Paint. Sì, eccomi qua. Condivido lo schermo. Perfetto. Ok, dovreste sia vedere sì. che sentirmi. Benissimo. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Tondo Podcast per l'invito. Io sono appunto Tommaso Barbieri, sono uno dei co-founder di Toma Paint. Toma Paint è una startup innovativa che è stata fondata a Parma nel marzo del 2019 come risultato, diciamo, di circa 10 anni di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea, che hanno coinvolto diversi partner, tra cui cito la SICA di Parma, che è la stazione sperimentale per le industrie e le conserve alimentari, e l'azienda agricola Chiesa Virginio, i cui proprietari sono poi oggi soci fondatori della startup. Toma Paint ha l'obiettivo di produrre e commercializzare una resina naturale derivata dagli scarti agroindustriali del pomodoro, quindi principalmente dalle bucce. E questa resina ha molte applicazioni, ma la prima sulla quale il progetto fin da subito si è focalizzato è l'utilizzo di questa resina come componente principale di una vernice naturale da utilizzare all'interno dei contenitori metallici per alimenti. Non tutti sanno forse che i barattoli metallici per alimenti sono ricoperti internamente da vernici che servono a proteggere l'alimento dal metallo, quindi sostanzialmente da fenomeni di corrosione. Le vernici utilizzate oggi però sono vernici che derivano da resine di origine petrolchimica e che quindi hanno un certo impatto ambientale perché fanno uso di risorse fossili e anche se non tutte comunque possono contenere delle sostanze che se a contatto con l'alimento possono poi risultare essere dannose per il consumatore. La soluzione quindi che Toma Paint propone è quella di sostituire le resine standard con la resina Toma Paint derivata dagli scarti dell'industria di pomodoro in modo da verniciare l'interno delle scatole con una vernice più sostenibile e anche più sicura. L'idea che c'è dietro a Toma Paint nasce sempre a Parma e quando appunto, come dicevo, circa 10 anni fa Angela Montanari, che oggi è CEO e una delle cofondatrici di Toma Paint, ma che all'epoca era responsabile scientifico del reparto imballaggi della SICA di Parma, e appunto circa 10 anni fa ha trovato nell'archivio, nella biblioteca, casualmente, della stazione sperimentale, l'atto di un convegno degli anni 40, nel quale si faceva riferimento a un brevetto per l'estrazione della cutina dalle bucce di pomodoro per la formulazione di una resina per vernici. E quindi così Angela Montanari, che si era sempre occupata alla SICA di food metal packaging che quindi era a conoscenza dei dati, cioè delle tonnellate di scarti prodotte dall'industria del pomodoro, e che buona parte di questi sono prodotte nelle nostre zone, e che anche la maggior parte delle industrie che producono barattoli in metallo sono concentrate sempre in queste zone. Ha pensato di reinterpretare questo studio in chiave di economia circolare, perché ha visto dei vantaggi appunto di sostenibilità. Il brevetto degli anni 40 parlava solo di bucce di pomodoro ed era pensato in ottica autarchica per essere indipendenti durante il fascismo dall'importazione di materie prime.
E l'idea innovativa è stata quella di utilizzare gli scarti, quindi di valorizzare gli scarti, e proprio su questo appunto sono stati poi portati avanti i progetti di cui parlavo prima, e grazie ai fondi ottenuti è stato possibile sviluppare la ricerca in laboratorio e fino a scalare questa ricerca a livello di impianto pilota. Il processo per l'estrazione della cutina dagli scarti di pomodoro è un processo che abbiamo brevettato sia a livello nazionale che a livello europeo, e come si vede dall'immagine si parte dal pomodoro che viene trasformato dall'industria alimentare, la quale scarta le bucce, e noi raccogliamo le bucce che in realtà sono mischiate con i semi, e quindi il primo step del nostro processo è quello di separare le bucce dai semi. Di conseguenza il nostro primo scarto sono i semi, che attualmente vengono mandati al biogas per produrre energia, il biogas di proprietà dell'azienda di agricola Chiesa Virginio, che appunto sono i soci della startup, ma stiamo valutando in futuro di utilizzare questo scarto, questi semi, per produrre biocombustibile piuttosto che oli. E quindi una volta appunto separate le bucce dai semi, le bucce vengono trattate termicamente per estrarre la cutina, e quindi si ha un secondo nostro scarto, che sono le bucce cosiddette esauste, quindi le bucce senza la cutina, che anche in questo caso vanno al biogas, però anche per loro, anche per queste bucce, stiamo pensando a un secondo utilizzo, quale ingrediente per integratori alimentari. E, questo per dire che da un processo come il nostro, che è già una valorizzazione di uno scarto, si hanno ulteriori due scarti che a loro volta vengono di nuovo valorizzati come materie prime. E, quindi ecco, viene estratta la cutina, viene prodotta la bioresina, la quale viene mandata al produttore di vernice, quale formula la vernice e la manda ai produttori di scatole, che la applicano senza fare alcuna modifica sulle linee industriali all'interno appunto dei barattoli. E poi si ritorna all'industria alimentare, che la riempie con l'alimento. Quindi c'è un po' questa idea, tra virgolette, romantica, che la buccia torna a svolgere la funzione che svolgeva in natura, cioè quella di proteggere il pomodoro. E si viene quindi a creare una nuova filiera sostenibile, che si sposa alla perfezione con l'approccio di economia circolare, e valorizzando, quindi riducendo gli scarti agroindustriali e allo stesso tempo riducendo l'impatto ambientale e i rischi legati alla salute dei consumatori. Grazie a questa prima applicazione abbiamo ottenuto dei risultati molto positivi, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale e commerciale. Ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto ambientale, abbiamo fatto delle analisi LCA e è risultato che la vernice prodotta con la nostra bioresina permetterebbe di risparmiare 730 mg di CO2 per ogni scatola, e se ovviamente comparata con le scatole verniciate con vernice standard, e se si pensa che un'azienda di medie dimensioni di trasformazione del pomodoro utilizza in media 50 milioni di scatole l'anno, è chiaro che stiamo parlando di quantità di CO2 risparmiate piuttosto elevate. E poi sì, anche dal punto di vista commerciale abbiamo riscontrato un fortissimo interesse, e stiamo collaborando con molti attori della filiera, sia in Italia che all'estero. Come dicevo in precedenza, i fondi europei sono stati fondamentali per sviluppare le ricerche e tutto ciò che ha portato poi alla fondazione della startup. Ma anche dopo la fondazione della startup noi ci siamo sempre finanziati con dei fondi pubblici, ottenuti ovviamente partecipando a dei bandi, e sono stati molto importanti i percorsi di accelerator che abbiamo fatto con la Regione Emilia-Romagna e anche con l'industria Reggio Emilia,
è importantissimo e lo è tuttora perché è ancora in corso l'EIC Accelerator, che è un bando all'interno del programma della Commissione Europea Horizon 2020, e che dopo una serie di tentativi abbiamo finalmente vinto a novembre dello scorso anno, 2020, e grazie al quale siamo stati premiati con dei fondi che ci permetteranno di sviluppare il potenziale della startup costruendo un impianto industriale che sarà operativo quest'autunno e quindi di conseguenza poter finalmente andare sul mercato. I fondi ci permetteranno anche, ci stanno in realtà già permettendo di assumere del personale, quindi di potenziare sia l'area produttiva che quella di ricerca e sviluppo, così come quella commerciale, e quindi di conseguenza creare, e stiamo già collaborando, con università, con centri di ricerca e aziende in tutta Europa per studiare nuove applicazioni della cutina in nuovi settori come la cosmetica, come le bioplastiche, come vernici per imballaggi di carta e in generale materiali sostenibili. Questo giusto per far vedere chi siamo è al momento il team, perché già entro la fine di quest'anno, grazie appunto ai fondi, dovremo assumere almeno altre due figure. E direi che insomma, in linea generale, di aver detto più o meno tutto, vi ringrazio e se ci sono domande, poi ovviamente sono a disposizione. Grazie. Grazie Tommaso, tra l'altro è stato perfetto nei tempi. E, insomma, direi che avete dimostrato proprio anche il riuso in tutto, il riutilizzo in tutte le sue sfaccettazioni, nel senso che appunto avete anche portato avanti un brevetto che insomma era stato abbandonato e quindi avete ridato vita attraverso l'innovazione a qualcosa che magari sarebbe andato perso, quindi questo è ancora proprio bello. Poi appunto dopo raccogliamo un po' di domande e te le facciamo poi dopo. Ora darei la parola invece a Miriam, quindi che invece ci racconterà come colora e cerca di colorare, insomma, diversi settori. Allora, cerco di... Ho io la tua presentazione, quindi sì. Ora la condivido e quando vuoi ci siamo. Ok, buonasera a tutti. Io sono Miriam Mastromartino, founder di Pigmento, che è un'azienda che realizza coloranti 100% naturali provenienti proprio dalla lavorazione degli scarti agricoli e alimentari. Allora, l'idea appunto è legata, diciamo, a risolvere delle problematiche legate proprio ad una mia personale problematica, perché ai tempi avevo dei problemi legati ai coloranti di sintesi, spesso tossici e allergenici, che trovavo nei make-up. Così in quei tempi io e il mio collaboratore, con il mio collaboratore, nonché mio fratello Vincenzo, che poi nel frattempo prese la laurea in chimica, abbiamo provato ad effettuare dei bagni, all'inizio dei bagni di tintura con t-shirt o comunque delle difilati utilizzando comunque scarti provenienti dalle olive, notando appunto che il risultato era abbastanza promettente, abbiamo poi pensato di ripercorrere questa strada. Ad oggi estraiamo tramite delle strumentazioni innovative molecole coloranti da diverse materie prime. E a differenza comunque della prima prova che vedeva proprio l'utilizzo della materia prima essiccata, che è utilizzata essa stessa per la colorazione, adesso ne estraiamo il colorante direttamente dalla molecola. E, con il nostro colorante veniamo incontro a diverse problematiche. E prima di tutto comunque agevoliamo il lavoro di aziende agroalimentari, in quanto appunto recuperiamo i loro scarti ed evitiamo da parte loro stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, e quindi problemi comunque anche legati a quelli che sono poi i coloranti di sintesi, quindi la tossicità degli stessi, è un'azione un po' allergenica. E il colorante appunto che viene fuori è del tutto naturale, non causa nessuna alterazione poi all'ambiente.
La soluzione che noi vogliamo dare appunto con il nostro colorante è una soluzione, una soluzione di business, una soluzione comunque legata al basso costo della materia prima, a una domanda sempre crescente in questo settore, una diversificazione anche del mercato, una soluzione sull'aspetto della salute, proprio perché noi il nostro colorante ha proprietà antiossidanti, quindi oltre a estrarre molecole pigmentanti, vengono estratte anche delle molecole con proprietà antiossidanti, ha un'assenza di effetti indesiderati e porta a un benessere psicologico. E poi una soluzione che un altro tipo di soluzione che è appunto quella di cui parleremo oggi, comunque abbiamo affrontato, stiamo affrontando, è proprio la soluzione di tipo ambientale, proprio perché ci dà una sorta di sicurezza ambientale nello smaltimento dei rifiuti, perché sono rifiuti non inquinanti e la produzione è una produzione ecocompatibile. Il nostro quindi è un prodotto atossico, biodegradabile e biocompatibile e quindi, come dicevo, appunto, oltre alle performance relative alla colorazione e quindi al lavoro che viene esplicato dalla molecola proprio pigmentante, sono presenti altre molecole che appunto hanno forti proprietà antiossidanti. Diciamo che le applicazioni sono diverse, può essere applicato in substrati tessili, cosmetici, del make-up, della bioedilizia e presto anche nel food. Ovviamente ogni applicazione nei diversi substrati richiede delle accortezze specifiche, ad esempio risulta molto più semplice magari l'applicazione del colorante in substrati cosmetici, in quanto c'è un numero inferiore di variabili che possono compromettere le performance del colorante rispetto magari, non lo so, a un substrato del tessile. Quindi queste, diciamo, sono le varie applicazioni del colorante. Quindi noi ci poniamo proprio in quella che è un'ottica di economia circolare, che è quindi un sistema economico pianificato proprio per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo proprio al massimo gli sprechi. Quindi noi c'è proprio la produzione dello scarto, quindi da parte del fornitore, noi recuperiamo questo scarto, lo lavoriamo, producendo quindi del colorante, quindi ciò che viene fuori è proprio compost, quindi biomassa, compost dello scarto in uscita, quindi va ad essere utilizzato come fertilizzante. Questi sono alcuni esempi, diciamo, di come il nostro colorante viene applicato nei diversi substrati. A sinistra verso destra abbiamo colorazione di filati, poi colorazione di tessuti, colorazione di diversi nella bioedilizia e poi nel food. Altri esempi che ho appunto raffigurato, rappresentato in queste slide, abbiamo utilizzato come matrice vegetale l'ulivo, quindi gli scarti sono proprio ottenuti dall'attività di potatura e i coloranti che ne vengono fuori variano dal verde al giallo. Nell'altra slide abbiamo come esempio la matrice, abbiamo utilizzato le bucce di cipolla gialla. E i coloranti che abbiamo ottenuto vanno dal giallo all'arancio. Un'altra slide viene rappresentato il fondo di caffè, quindi anche noi utilizziamo i fondi di caffè e i coloranti ottenuti vanno dal grigio al marrone. Questa è una slide che praticamente eravamo in una fiera dove appunto ci siamo presentati con il colorante sotto forma liquida. E questi sono vari esempi di come abbiamo colorato le conce, quindi le pelli, pellame e tessuti. Qui appunto è un po' come ci presentiamo quindi con i nostri cataloghi e anche sui vari siti internet e le applicazioni quindi nei social. Sì, qui un po' ci sono dei concorrenti che abbiamo preso in considerazione, ma in realtà
nostro è un prodotto che, a differenza della concorrenza, che utilizza la matrice vegetale essiccata per poi colorare e quindi utilizzarla poi come macerato, quindi in acqua, noi non utilizziamo la matrice vegetale secca, ma abbiamo proprio il colorante pronto all'uso, estratto dalle molecole pigmentanti. E quindi diciamo che il nostro obiettivo, ciò che ha spinto maggiormente a credere appunto nella nostra azienda ed andare avanti, sicuramente è stata la voglia di salvaguardare l'ambiente che ci circonda, che penso appunto sia l'aspetto fondamentale per fare impresa. E credo appunto che lavorare con un'ottica di economia circolare sia fondamentale. Pigmento viene incontro a problematiche relative appunto alla tossicità di coloranti di sintesi che troviamo ovunque, coloranti di sintesi che appunto vengono prodotti utilizzando sostanze tossiche per l'ambiente e per l'uomo, che hanno una bioaccumulazione appunto non indifferente. E l'economia circolare è un concetto fondamentale per aziende che come noi vogliono appunto salvaguardare l'ambiente e i consumatori, perché appunto senza l'ambiente il consumatore non può esistere, ed è fondamentale cercare di rendere circolare i vari processi produttivi nei vari ambiti. Queste sono appunto un po' noi ci presentiamo spesso attraverso le fiere di settore. Abbiamo partecipato alla BioFactor, a Futura, Fai la cosa giusta, vorremmo partecipare al Sana e altre fiere di settore che appunto ci permetterebbero poi di farci conoscere. Attualmente siamo una startup innovativa e questi appunto sono i nostri contatti. Per qualsiasi domanda io sono qui a disposizione, grazie. Perfetto, grazie mille Miriam. Grazie a voi. È sempre un piacere vedere quanto davvero l'innovazione, anche su piccola scala, stia davvero andando avanti nel panorama italiano. E mi chiedevo, tra l'altro, appunto pensando ai colori, se pensate magari ad altri prodotti, non so, ad esempio l'arte, che a me particolarmente piace, non so se anche questi pigmenti potrebbero magari in futuro a creare, non so, delle colorazioni effettivamente per dipingere proprio. Non so se è tra... Ma sì, è sì, tra, certo. Noi abbiamo, diciamo, qui identificato le macro aree, però in realtà si potrebbe adattare anche alle arti tranquillamente, alla decorazione e comunque tutto il mondo che ne ruota intorno. Tantissimo. Assolutamente sì. Allora, non so se ci sono domande, se no magari chiederei anche un po' al leader del settore e magari a chi ha più esperienza effettivamente in questo, di spiegare quali sono anche perché altre aziende dovrebbero, magari più strutturate, quindi magari hanno più difficoltà a cambiare anche la loro supply chain, il loro modo di fare impresa. Perché dovrebbero seguire l'esempio di Caviro e quali sono stati per Caviro magari alcuni benefici immediati che hanno avuto, o comunque sul medio termine, ad intraprendere una strada circolare? Sì, come ho detto prima, a noi è venuto abbastanza facile abbracciare il paradigma dell'economia circolare, anzi, forse noi lo facevamo tanto anche prima, solo che la norma è recente, quindi aver dato un nome a quello che facevamo è cosa recente. Poi c'è una differenza, cioè farlo con la consapevolezza che bisogna farlo con una concezione 4.0 o farlo con un metodo che non è più al passo coi tempi. Ecco, noi per riuscire ad arrivare al 4.0 abbiamo investito oltre 100 milioni di euro nel corso degli ultimi 10 anni e ancora ne investiremo. Siamo estremamente convinti che sia l'unica via che ci sia per fare impresa,
Questo lo dimostrano anche le banche quando finanziano i progetti. Oggi i progetti finanziabili sono quelli che hanno un elevato, passatemi il termine, rating di sostenibilità, dove per sostenibilità, chiaramente conoscete tutti i tre vertici della sostenibilità, che sono economico, ambientale e sociale. Senza uno di questi tre vertici le banche non investono più. E perché? Perché comunque tutto il sistema normativo va nella direzione di autorizzare solamente le aziende e gli investimenti che portino beneficio sociale e ambientale. Quindi non è possibile sviluppare senza tenersi a mente la sostenibilità, non solo quella economica, che è tuttavia molto molto importante. Io voglio fare i complimenti a Tommaso e Miriam per le loro iniziative di startup. Anche noi nel nostro stabilimento abbiamo accolto un impianto demo ed è nata recentementissimo una startup per produrre PHA, polidrossialcanoati, quindi bioplastiche rinnovabili e biodegradabili dai nostri fanghi di depurazione, che verranno poi utilizzati in luogo della plastica convenzionale. E questo io sono molto contenta di condividerlo con altre startup che sono qui con me stasera. Veramente tanti complimenti per il vostro coraggio, veramente complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie. Non posso che essere d'accordo, visto appunto i fondi che abbiamo ottenuto come startup, nel dire che la direzione è questa e che anche le istituzioni stanno dimostrando di crederci e di puntare, di andare in questa direzione. Infatti Tommaso ti avrei proprio detto questo, che insomma voi siete anche la dimostrazione che, come ha detto Silvia, ci sono investimenti e c'è chi crede appunto in giovani come voi, che insomma... Sappiamo tutti che l'impresa della startup non è semplice, ci sono davvero tanti, tanti ostacoli e ci vuole determinazione, quindi siamo felicissimi di vedere e di promuovere appunto realtà come le vostre. Miriam, torno un attimo solo da te, perché c'è una domanda di una persona che chiede se avete preso in considerazione anche la colorazione dei polimeri in fase di produzione industriale, come ad esempio sostituto del masterbatch o abbinato a questo. Non so se... No, non abbiamo ancora preso in considerazione questo tipo di colorazione, perché comunque la ricerca è in continua evoluzione. Allora, io diciamo che sono la parte, è mio fratello che è il tecnico, il chimico, colui il quale si inventa, sì, con le mani in pasta appunto, però comunque siamo in continua ricerca. Noi appunto lavoriamo con l'Università degli Studi di Firenze. Allora, la società nasce in Basilicata, a Melfi, dove io vivo. Mio fratello però vive e lavora a Firenze per pigmento, e l'Università appunto di Firenze, dove lui appunto ha studiato, si è laureato e tutto il resto è lì. Quindi comunque attualmente siamo in continua ricerca. Volevo dire che comunque non è facile comunque poi orientarsi verso poi altri tipi di colorazione, perché ogni tipo di substrato comunque ha delle sue problematiche e comunque ci vuole del tempo, perché però non è da escludere che poi questo tipo di colorazione insomma sarà oggetto dei nostri studi, ecco. Certo, l'innovazione non ha per quello confini. No. Assolutamente. E beh, anche Tommaso, anche voi avete contatti con, appunto, siete comunque collegati ai centri di ricerca, quindi sicuramente anche per voi l'innovazione e la ricerca, insomma, spazia veramente a 360 gradi. È bello, secondo me, vedere che tutte queste realtà comunque hanno in condivisione appunto legami con i centri di ricerca e insomma, la ricerca che spesso è bisfrattata nel nostro paese, invece qui dimostra davvero le sue anche eccellenze. Chiedono all'ingegner Buzzi se ci può dare qualche info in più su questa startup che sta sviluppando biopolimeri.
Non la sentiamo? È in muto, è in muto Silvia. Sì, sono in muto. Sì, ho letto due domande. Allora, la prima era in continuità ad una prima domanda. Sì, allora, le ceneri di combustione sì, sono inerti. Una parte delle ceneri di combustione, la minima parte, quelle da FAM, da filtramaniche, sono... raccolgono i, diciamo, i maggiori inquinanti che ci sono nei fumi, perché comunque noi facciamo combustione oltre che di biomasse nostre di quelle potature di cui vi parlavo, facciamo anche combustione anche di rifiuti speciali come CSS, combustibili solidi secondari e sovvali da trattamento meccanico dei rifiuti. Quindi noi abbiamo un processo di controllo alle emissioni in atmosfera molto molto severo, con 4 sistemi in serie di depurazione dei fumi, e ogni sistema di depurazione fornisce una cenere in uscita. In particolare quelli della FAM, del filtro a maniche, hanno una densità di inquinanti maggiore, quindi non possono essere recuperate quindi in nessun modo, e vanno a smaltimento finale in luoghi deputati, quindi ai sensi di legge, mentre le altre ceneri, che sono quelle del Redler, quindi della caldaia, della caldaia del letto di combustione, e quelle invece della sezione convettiva della caldaia, hanno le caratteristiche che assorbono meno inquinanti, hanno le caratteristiche tali per poter essere recuperati in conglomerati cementizi e sotto fonti stradali. Quindi vanno verso aziende che poi le miscelano con altri prodotti, perché sono in fondo inerti, le ceneri sono inerti, e quindi vengono miscelati e vanno e si restituisce anche a questo, che sarebbe un rifiuto magari che non si pensa mai che possa avere utilizzo, invece una degnità di esistere. Quindi anche dalla combustione dei rifiuti stessi si genera dignità. Invece l'altra domanda che vedevo è relativa alla startup. Sì, questa startup ha base qui in Romagna. Se volete qualche informazione aggiuntiva potete scrivermi al mio indirizzo di posta, che è silvia.buzzi, Bologna, Udine, Zara, Imola, @caviroextra.it. La startup è fatta in maggioranza da una multinazionale che è Acceptance, e poi sono entrati i ragazzi dell'Università di Bologna che hanno sviluppato il brevetto e che oggi sono dipendenti di questa startup, e in questo momento ce li abbiamo nel nostro sito, perché appunto conducono questo impianto sperimentale che ha prodotto il primo esito di pH, polidroxialcanoato. Bellissimo, ve li terrete stretti. No, la nostra intenzione è quella di fare lo scale up dell'impianto e che quindi possa diventare veramente un impianto industriale. E finalmente i progetti che nascono con una ricerca e sviluppo universitaria abbiano vita. Dobbiamo necessariamente orientare la ricerca e sviluppo a impianti industriali, non lasciarli impianti pilota. Questo è fondamentale, una simbiosi tra l'industria e l'università per fare impianti industriali. Ok? Questo è importantissimo. Mi sembra una perfetta conclusione di questo webinar, e assolutamente direi che siamo... insomma, anche noi la pensiamo allo stesso modo, ed è giustissimo passare dalla teoria e dal piccolo a scalare veramente in grande. Perfetto, bravissima Annalisa, volevo ringraziare anch'io tutti i speaker, veramente super interessante. Diciamo che siamo in orario, sono le 19.02, se poi ci sono ulteriori domande potete scrivere a noi, potete scrivere agli speaker, tutti hanno lasciato quindi anche pure il contatto. Grazie per esservi connessi e niente, buona serata a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata. Arrivederci a tutti, buonasera. Arrivederci.